Mister Taurino, è un 3-0 che sulla carta non ammetterebbe alcuna replica, ma nella realtà dei fatti sono stati gli unici tre tiri in porta della Cavese, tra cui il primo che gli ha spianato la partita praticamente. Sì, piace. Sono molto amareggiato perché nel primo tempo stavamo comunque difendendo con ordine, come avevamo preparato la partita, e poi purtroppo c'è stata questa giocata qui, se non sbaglio, il numero 10 d'oro ha trovato un bel tiro da fuori, ci siamo fatti sorprendere. Poi il secondo tempo abbiamo comunque provato ad alzare il baricentro, a spingere di più, forse nel nostro momento migliore, che stavamo provando comunque a pungere, a essere propositivi, e è venuto questo secondo gol. Sinceramente la cosa che mi fa arrabbiare di più è prendere un gol veramente così regalato, una palla buttata in aria a campanile, un uomo loro è saltato da solo in mezzo a due, anche lenta, e sinceramente poi dopo il 2-0 è stata dura, anche se posso dire che i ragazzi non ci abbiano provato anche sul 2-0, abbiamo provato a mettere anche un po' di gente fresca dalla panchina, però non siamo riusciti magari a trovare l'episodio in quelle due o tre situazioni per poterla riaprire, per poterla accorciare, magari poter avere quella spinta emotiva per provare a andare a riprendere la partita. Ecco, si è ripetuto una situazione che lei già altre volte ha messo in evidenza, cioè nostre responsabilità sul loro gol. Anche il primo gol, sì, se vogliamo, è una nostra responsabilità perché ha permesso a Fella. Ma gli errori, i gol vengono sempre fuori da errori. È normale che soprattutto sul primo gol abbiamo fatto un errore, però poi è stato anche molto bravo il giocatore a calciare bene da fuori aria, a trovare una parabola vincente. Mentre il secondo sinceramente era veramente da evitare, una palla morbida così, buttata in aria, in una situazione così dobbiamo essere un po' più attenti, un po' più scaltri. Ripeto, abbiamo fatto saltare un uomo in mezzo a due e questo non può succedere, questo assolutamente non deve succedere, perché una partita che sta 1-0, che puoi ancora riaprire, puoi andarti a cercare l'episodio favorevole, ripeto, anche perché era un momento che stavamo comunque anche palleggiando bene, stavamo creando dei presupposti, e poi il 2-0 sinceramente già anche moralmente non è facile, vedo, anche se poi i ragazzi ci hanno provato anche sul 2-0, poi il 3-0 è stata una ripartenza, a quel punto abbiamo provato, eravamo anche un po' sbilanciati. Loro sono stati bravi a capitalizzare tutte le loro situazioni, ma lo sapevo, l'avevo detto ai ragazzi, è una squadra che ha esperienza, che ha qualità, è una squadra che anche nei momenti in cui sembra tu possa gestire bene le situazioni, poi può tirare fuori il colpo del giocatore importante, perché comunque hanno giocatori di grossa qualità, sia in campo sia quelli che subentrano, perché sono subentrati De Angelis, Gerardi, Fabbro, comunque tutta gente che ha fatto sempre la Lega Pro, giocatori importanti di spessore, quindi è una rosa costruita per fare un campionato di vertice. Cosa riesci a salvare di questa partita? Quando perdi 3-0 c'è poco da salvare. Non credo che sia un'involuzione questo 3-0, io almeno visto dagli spalti è sembrato tempo un Nardò che possa contenere, sì, questa no, Cavese. Nel primo tempo, ragazzi, siamo stati attenti, ordinati, chiudevamo bene le linee del passaggio interne, li abbiamo limitati molto. Poi forse, ripeto, il secondo tempo, il secondo gol probabilmente ha un po' indirizzato completamente la partita. Ripeto, dopo un 3-0 non c'è tanto da salvare, c'è solo da rimboccarsi le maniche e lavorare, sperando anche di recuperare ora qualche giocatore. Poi c'è anche Alessio, ieri aveva sentito un fastidio muscolare, l'abbiamo portato in panchina, l'ho fatto scaldare, però a un certo punto abbiamo preferito non rischiare poi di perderlo per un periodo più lungo, quindi abbiamo preferito non metterlo in campo, perché comunque veniva da due partite, quindi con problemi muscolari, dopo due partite così pesanti come abbiamo fatto, magari ho preferito risparmiarlo oggi, magari se fosse stato bene poteva essere anche un cambio che ci poteva dare qualcosa in più a livello di spinta. Niente, ripeto, c'è amarezza e ci deve essere in tutti noi grande rabbia per da portare in settimana
nel lavoro quotidiano per poi arrivare alla partita nel miglior modo possibile. Qualche informazione sulle condizioni dei Pascalis? Pascalis ha fatto un movimento strano col ginocchio, ora l'hanno fatto ancora precoce. Sì, ancora precoce. Ne vediamo in settimana, si faranno degli esami strumentali per poter capire l'entità del problema. Ecco. Grazie, mister. Grazie.